Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Cardashark. Oggi scopriamo nuovi incredibili trucchi e svuotiamo le tasche di molti nobili francesi. Tuttavia impareremo anche una tecnica rischiosissima che purtroppo eseguirò commettendo un errore con delle ripercussioni molto inaspettate. Buona visione! Signori, bentornati nella Francia del 1700. Siete pronti ad imparare nuovi trucchi che vi trasformeranno nel miglior giocatore di carte che si sia mai visto? Beh, quantomeno diciamo che diventerete quello che sa barare decisamente meglio. Ma in fin dei conti siamo un po' come una versione francese di Robin Hood. Noi rubiamo ai ricchi per dare ai poveri, beh, quantomeno ai nostri compagni poveri. Ma ciancio alle bande che la truffa abbia inizio. Allora, nello scorso episodio abbiamo truffato Voltaire e un suo amico, incredibile ma vero, al caffè del Parlamento e abbiamo ottenuto un discreto gruzzolo. Allora, possiamo andare questa volta al maniero? La cosa si fa molto ma molto interessante. La puntata minima è di 20 monete. Ne abbiamo 80, quindi siamo praticamente a posto. Beh, stiamo andando alla tenuta della baronessa di Beauregard. All'aspetto, la risata e l'alito di un cavallo. Che bella cosa. Ridi o spaventato? No, 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 no. Di una contessa devi sempre avere paura. Le donne erano potenti all'epoca quando ci si mettevano. Beh, immagino che tu non abbia mai visto una ricchezza come la sua. Non lasciarti sopraffare. Il nervosismo ci farà scoprire. Inutile dire che stiamo andando lì per la sua fortuna, non per la sua compagnia. Amplieremo il trucco che abbiamo messo in scena in quel buco di osteria della tua padrona. Sì, che è morta malissimo, peraltro. Ricordi che hai usato uno straccio per segnalare i semi? Portiamo questa strategia al livello successivo. In qualità di mio servitore, potrai versare da bere a tutti quelli che saranno al tavolo. E inoltre, data la mia ben nota pignoleria, una passata di straccio in più non desterà sospetti. Se conosco il numero esatto di carte del seme più numeroso nella mano del mio avversario, posso giocare aggressivamente. Ah, quindi in questo caso gli devo dire 3 di picche. Per comunicarmi il numero basterà ripetere il segnale del seme senza interruzioni. Ok, vedete che in quel caso sta segnalando 4-5 di cuori. Ok. Bene, fammi vedere cosa faresti per segnare il 2 di fiori. Allora, fiori era destra e sinistra, quindi devo far così e poi fare 1 e 2. Ok, perfetto. Devo fare molta attenzione. Bene, e se ci fossero 3 cuori? Allora, i cuori erano in senso orario, quindi 1, 2 e 3. Devo fare attenzione a non pulire troppo, ogni tanto mi sale la pulizia compulsiva. Esatto, adesso mostrami 4 di picche. Picche era in senso, come dicevamo, anti-orario. Olè! E adesso è tutto bello e tranquillo. Quando ci sarà la barra del sospetto, il telone tirerà porchi. Bene, sembri aver capito. Vuoi provare a spiare la mia mano o vuoi ripeterlo? No, no, andiamo avanti, mi sento abbastanza fiducioso. Allora, cominciamo a versare del vino. Direi che ha un 2 di picche, quindi 1 e 2. Ok, segnale corretto. Sarò onesto con voi, sembra che io abbia un sacco di tempo per controllare le sue carte. No, assolutamente no. Ben fatto, non è stato difficile, no? Possiamo ripeterlo se vuoi. No, no, andiamo avanti. Ottimo, è inutile tentare di cavare sangue da una rapa. Direi di saltare l'esercitazione e di controllare piuttosto la tua declinazione dei verbi. Guardi che non parlo, ma ho bei dettagli. Ma prima di mettere via le carte, sto preparando una piccola sorpresa per moltiplicare i nostri profitti alla fine della partita. Una sorta di improvvisazione musicale. Guardi, non canto nemmeno, purtroppo, signore. Permettimi di insegnarti l'ultima tecnica della serata. Io la chiamo la carta orecchiuta. Aspetta, cos'è sta storia? Farò scivolare un secondo mazzo nella tua tasca mentre mi versi da bere. Tu andrai in un'altra stanza, cercherai un asso e piegherai un angolo della carta, un po' come faresti per segnare dove sei arrivato in un libro. La prossima volta che mi verserai da bere, mi riprenderò il secondo mazzo. Ok, sembra una buona idea, così automaticamente ha una carta vincente. Segui le mie istruzioni e andrà tutto bene. L'ha detto, non bisogna mai dirlo, porco cane, in sto canale. Facciamo un giro di prova. Ok, versiamoli quindi da bere. Ottimo, lui mi ha messo le carte in tasca. E ora non ci resta che trovare molto rapidamente un cocchio di asso. Non c'è neanche uno, poi sono finiti. Eccolo qua, piega leggermente il bordo e abbiamo un asso di cuori pronto all'uso. Riversiamo il vino. Ottimo, e lui recupererà tutto dalla nostra tasca. Ben fatto. Abbiamo imparato una nuova tecnica, la bottiglia di Bordeaux, tecnica 4 di 28. La strada è ancora lunga, eh? Fidati, ragazzo, tutto avrà senso a tempo debito. Il mio piano sarà molto più convincente se tu resterai all'oscuro. Vuoi continuare a esercitarti? No, no, andiamo avanti. Molto bene, passiamo alle declinazioni verbali allora. Ancora questa storia.
Perfetto, siamo quasi arrivati. Ricorda di seguire le mie istruzioni e andrà tutto bene. Due volte l'ha detto. Espalion, Francia, più tardi quel giorno. Ah, maronne, ma sono tutti ricchi da far schifo. Guarda che candelabro, porco cane. Ecco che arriva la vecchiaccia maledetta. Signora, faccia attenzione che ci spacca fuori un femore. Maronne, questa mi sa di simpatia, portami via. Oh, mio caro conte, siete qui nella mia umile dimora. Piccola canaglia. Svolazzate di qua e di là come un colibrì. Non vi basto io come fiore. Beh, purtroppo, la vostra vicinanza mi inebetisce senza rimedio. Oh, giocherete come un ebete stasera. Non vedo l'ora. Beh, sono il vostro agnello sacrificale, come sempre. Ok, le due voci sono un pochettino simili, non dico di no, ma portate pazienza. Ok, lei ha 260 monetine, io ne ho solo 80. La puntata per adesso purtroppo è fissa. Ok, vediamo di versare il vino. Credo che abbia più cuori che altro. Fatto. Quindi diciamo un 2 di cuori, segnale corretto, ottimo, ho atteso anche troppo tempo. Manche vinta. Nel frattempo noi andiamo nel retro. Oh, ma che bella partita, conte. Pensavo di avervi in pugno. E la fortuna del principiante, cara baronessa. Mi ricordate l'affascinante McGregor, il consigliere del re? Beh, ho sentito parlare di lui. Un tipo affaccendato con tanti interessi nel nuovo mondo. E custodisce anche molti segreti per conto del re. Beh, la prego, mi racconti tutto. Non saprei. Ma che mi dice degli eventi delle 12 bottiglie di latte? Oh, beh, parlerò se vincerete di nuovo, conte. Ok, ok, ancora una volta la puntata è fissa. Perfetto. Ragazzo, esattamente come pensavi di versare del vino da una bottiglia vuota. Vai a prenderne una nuova nell'altra stanza. Va bene, ci penso io. Perfetto. Quindi mi sto addentrando nella casa della contessa. Ciccio veloce, troviamo quel cocchio di asso. E vediamo di non perdere troppo tempo. Eccolo qua, aspetta, ah, a posto. Dai, dai, torna indietro. È passato anche troppo tempo, dannazione. E siccome mai una cocchia di gioia, mi era pure crashato il gioco, ma facciamo finta di nulla, che è meglio. Ok, vediamo un po'. Ha un 3 di cuori questa volta. Ridiamo le carte al signor conte. Perfetto. E segnaliamoli quindi il 3 di cuori. Ok, segnale corretto. Mi avete detto nei commenti che all'occorrenza possiamo perdere una partita per far scendere il livello di sospetto. Quindi inavvertitamente avevo detto una cosa giusta senza saperlo. Bella partita, conte. Pensavo di avervi in pugno. Beh, mi dovete un segreto, baronessa. Le 12 bottiglie di latte, giusto? Sono tutto orecchi. McGregor non gradirebbe che raccontassi le regali faccende. Dovreste far visita al mio vecchio amico Aramis, il moschettiere. Sapete, era presente. Alle 12 bottiglie di latte. Shh, un segreto, giochiamo ancora. Ok, la puntata sta aumentando e che c'ho un'ansia assurda di far boiate, maronne, con quante monetine, non me lo dici? Ok, 3, 2, 1, vai, veloce, 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 direi... 3 di quadri? Credo fosse un 3 di quadri. Allora, aspetta, quadri era su e giù, quindi 1, 2 e 3. Ok, livello di sospetto è aumentato anche troppo. Perfetto, manche vinto. Conte, mi avete battuta. Beh, non fate quella faccia corrucciata, baronessa. Non vi dona affatto. Oh, ma come ho usato... Ma scherzo, ovviamente. La vostra bellezza è da togliere il fiato, come sempre. Le vostre infelici facezie e i vostri acidi complimenti non miglioreranno il mio umore, conte. Lo sapete che odio perdere. Beh, e io odio vedervi scontenta. E se vi dessi una chance per riprendervi i vostri soldi? Mi compatite adesso? Che cosa avete in mente? Beh, purtroppo non posso rinunciare alle vincite di stasera. La mia povera madre, la duchessa, ha bisogno delle sue medicine. Ma questo orologio da taschino appartenente a mio padre, il cardinale, vale 200 luigi. Non ne avrò mai nella vita, sarà probabilmente un orologio fasullo. Farò tagliare il mazzo al ragazzo, per correttezza. Se uscirà un asso, mi dovrete altri 200 luigi. Altrimenti vi darò l'orologio. Confido che queste condizioni vi soddisfino. Mi sento assai generoso di questi tempi. E io che pensavo che sarei stata io a dolermi della vostra visita. Beh, ci sto. Cosa volete dalla mia vita? Mi conosci, ragazzo, sono molto superstizioso. Quindi non pensarci troppo. C'è un punto, in effetti, se notate bene, su cui lui si sofferma per una frazione di secondo. Taglia il mazzo dove preferisci e con la mia fortuna sarà un asso. E col tuo bucio di chiurlo, aspetta, con la Y, devo essere tipo una cifra preciso. Ti prego.
Urrà! Incredibile, ben fatto, Conte. Quel che giusto è giusto, suppongo. Prendete i vostri soldi. Yay! 200 Luigi in più abbiamo... Cioè, ragazzi, abbiamo sbancato proprio tutto. È stato un piacere giocare questa sera. Spero che potremo rifarlo prima o poi. Wow, l'abbiamo davvero derubata alla grande? Allora, come dicevo, ogni tanto dobbiamo ritornare al campo Cascarò, perché se vi ricordate dobbiamo distribuire i nostri beni. Campo Cascarò, Algen, Francia, la mattina seguente. Signor Mago, buongiorno, come va? Tutto bene? Che fa ancora che lancia le carte? In cerità fa tutto il giorno, eh? Ma buongiorno, giovanotto. Hai un aspetto alquanto pittoresco stamattina. Pittoresco? L'oscura bellezza di un eroe classico in una vecchia storia d'amore. Bene, cosa posso fare per te? Come ce la passiamo col denaro? Complessivamente tu e il conte avete donato 50 Luigi alla nostra causa. Molto generosa da parte tua del conte. Ok, quindi devo donare altro? Tanto che ci siamo? Oh, senti, doniamo, tanto è inutile avere denaro da parte. A noi basta avere denaro per poter entrare e partecipare alle scommesse. Il conte ha detto che avrebbe lasciato 160 Luigi. Sei libero di dare quello che vuoi? Sì, dovrei dare 160 Luigi anch'io. Ne abbiamo 420. Che faccio? Ne faccio 200 della serie meglio abbondare. Così ci teniamo casomai il resto. Mi piace come cambia la faccia del conte. Non vorrei che andasse ad influire su uno dei finali. E... ok, perfetto. Mi sono privato di uno sfacelo di denaro. Grazie, conosco un orfanotrofio che ne ha bisogno. Ah, ma quindi non ce li teniamo solo per il nostro piccolo gruppetto? Li doniamo veramente ai poveri? Siamo i truffatori Robin Hood. Io mi occuperò del resto. Ok, è stato un piacere rivederla, signor Mago. Saluti a casa. Cioè, siamo già a casa, ma insomma ci siamo capiti. Conte, ho donato più di lei, vecchio straccione. A questo punto, visto che siamo stati anche al maniero, direi di andare alla locanda. La puntata minima è 10 Luigi. Ma ne abbiamo 60. Mi sembra di averne molti di più. Ovviamente non stiamo andando in questa locanda per divertirci. Non quando ci sono da fare dei soldi. Quel trucchetto che abbiamo usato alla taverna non funzionerà. Che ne diresti di prendere un posto al tavolo? Sì, mi sento pronto, maestro. Ah, ti è già venuto un languorino per il gioco, vedo. Non giocherai per vincere, ovviamente. Aiuterai me. Come la volta scorsa, devi segnalarmi ciò che sai delle carte del mio avversario. Non credo che troveremo qualcuno tanto ubriaco come in passato, perciò mi serviranno informazioni più precise se vogliamo vincere. Dovrai comunicarmi seme e valore della carta migliore del nostro avversario. Sarà sufficiente per far pendere la bilancia in nostro favore. Il modo in cui impugnerai e calerai le carte mi dirà tutto. Lo chiamo il segnale pizzica e lascia. Oh maronne, cos'è sta storia? Perché me la dovete complicare? Iniziamo dai fiori. Gioca una carta della tua mano sollevando tre dita verso l'alto. Ok, quindi devo anche contare il numero di dita. E va ad influenzare, vedete il simbolo, alla sinistra. Ok, seme corretto, perfetto. Molto bene, per i cuori afferra la carta con due dita distese. Quindi così, ottimo. Esatto, sono certo che hai capito la solfa. Con un solo dito sollevato per le picche. Quindi così. Ed infine nessun dito sollevato, presumo per i quadri. Bene, tieni la mano chiusa quando segnali i quadri e ole. Vi ricordo che tutto questo poi lo dovremo fare con la barretta del sospetto, lo ribadisco più volte. Procediamo con i segnali dei valori delle carte o ripetiamo quelli dei semi? No, fin qua ci siamo. Il gioco spero che me lo segni, perché se no me lo dimenticherò, ma proprio una cifra. Ottimo, il modo in cui calerai la carta mi indicherà il suo valore. Per gli assi solleva la carta più alta fino al punto più alto prima di lasciarla cadere sul tavolo. Allora, aspetta, per gli assi quindi devo andare così. Perfetto. Proprio così, per il re. Pensa a un regnante stizzoso e protenditi in avanti pizzicando la carta al centro del tavolo. Quindi devo lanciarla in quella direzione. Uff, non me lo ricorderò mai. Bene, ora per le regine, tratta la sovrana con rispetto, abbassa delicatamente la signora e adagiala sul tavolo. Beh, è abbastanza facile perché asso, re, donna e poi ci sarà il jack da tirare indietro, quindi... è abbastanza fattibile. Perfetto, e per i fanti, tira la mano indietro e scaglia quella canaglia in avanti. Ok. Che casino, ben fatto. Vuoi ripeterlo o vogliamo provare a mettere insieme tutto quanto? Cerchiamo di fare una prova generale, molto bene. Ti starei chiedendo come farai a vedere la mano del nostro avversario stando al tavolo. È una domanda molto legittima. Qualche idea? Sicuramente avrò bisogno del suo intervento. Esattamente, non si può servire da bere quando si è un cliente. La responsabilità ricadrà sulle mie spalle.
Distribuirò le carte in modo che tu possa dare una sbirciata alle carte del nostro pollo. Sì, ma mi possono notare proprio una cifra. Scusi, conte, non è il piano della vita. Memorizza la carta del valore più alto che riceverà. Non dimenticarti il seme. Se il mascalzone di turno è tanto fortunato da ricevere due carte alte di pari valore ma di seme diverso, va bene una qualsiasi delle due. Quindi vuol dire che capiterà. Mi piace chiamarlo lo sguardo del mazziere. Proviamo. Ok, due di fiori. Continuiamo a controllare. 6 di cuori. Quindi adesso nulla di che. Jack di picche. Ottimo. Ed infine re di cuori. Ok, c'è altro? No, il re di cuori sembra essere effettivamente la carta più alta. Per fortuna che li distribuisce abbastanza lentamente. Allora, cuori era così, perfetto. E il re era in avanti, se ricordo bene. Valore corretto, ottimo. Ho tendenzialmente problemi a ricordarmi la storia delle dita, quante dita, quale seme, via dicendo. Complimenti, a quanto pare abbiamo un piano. Sì, lo dobbiamo anche seguire correttamente. Le dita indiscrete. Ok, trucco 5 di 28. Ne abbiamo manchi imparato il 20% dei trucchi. Possiamo ripeterlo un'altra volta se vuoi, o preferisci riposarti per il resto del viaggio? Meglio che mi faccio un riposino, santo cielo. Anche se di sto passo ci sbatteranno in gattabuia e lì avrò tanto tempo per riposare. Abbiamo ancora molta strada da fare. Gli esercizi di scrittura ci faranno passare il tempo. Dunque, dove ho messo la penna? Cioè, esercizi di scrittura mentre siamo dentro un carro. Aurillac, Francia, più tardi quel giorno. Sì, che non so che ammortizzatori avessero al tempo sui carri. Ok, non facciamo boiate. In passato questa locanda si è dimostrata un fertile terreno di caccia. Da un'occhiata all'uomo in rosso seduto là con quel vestito elegante. Lasciamo le mutande. Grande conte, se non ci fosse il conte come faremmo senza di lui? Beh, resta qui finché non mi sarò seduto. Ah, dobbiamo evitare che credano che siamo dei soci, anche se tecnicamente ci ha visto parlare assieme. Sembrate incredibilmente annoiato, mio giovane amico. Si dà il caso che io conosca la cura perfetta per questo malanno. Non sarete un dottore, spero. Sarò anche annoiato, ma non ho intenzione di suicidarmi. Beh, somministro solo la più dolce forma di brivido, il buon vecchio gioco delle carte. Ma questo è un rimedio che il mio umore può sopportare, vi prego accomodatevi. Perfetto, il tizio ci è cascato tantissimo. Ora faccio finta di nulla, buon salve, non dico nulla e mi aggiungo così al tavolo. E nessuno si pone alcun quesito. Oh, ora possiamo decidere quanto puntare. Il tizio ha un massimo di 110 monetine. Cerchiamo di non puntare troppo essendo la prima mano. Ok, abbiamo un asso di cuori. Controlliamo tutto. Devo essere molto ma molto veloce. Beh, nulla può essere più alto dell'asso di cuori, quindi involontariamente mi hanno fatto vedere anche la carta più alta. Per fortuna che il conte sta distribuendo le carte molto lentamente. Ok, sì sì, sono tutte scrause le altre. Conte, ho capito. Allora, aspetta, cuori, perfetto. E l'asso è il primo in alto. Vai. Ok, la barretta non è salita più di tanto. Manche vinta. Olle. Dobbiamo decidere se perdere, casomai, come ho detto, per abbassare il sospetto. Ah, mi sto stancando delle vostre medicine, conte. Restate per un'altra manche, mio giovane paziente. Non vi può far male. Ok, non so se valga la pena rischiare così tanto, ma dobbiamo resistere a tre partite. Quindi se non faccio troppe boiate, dovremmo essere praticamente a posto. Jack di fiori. In verità questa è anche la truffa più facile da eseguire. Proprio alla luce del fatto che abbiamo, non dico tutto il tempo di sto mondo, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo le altre. Re di picche, perfetto. Aspetta, picche era così, perfetto. E il re si sporge in avanti, in avanti. Porco cane. Dobbiamo essere più veloci col controller, non va benissimo. Allora, eviterei di fare una puntata altissima. Oh, un'altra grave sconfitta. Avete un pessimo modo di trattare i pazienti, conte. È solo attraverso la sofferenza che ci sentiamo vivi. Ah, che faccio, me la rischio? È tanto, ma... sento di potermelo permettere. Spolpiamo completamente il tizio. Tanti saluti. Ok, 10 non mi interessa. Come avete visto, a loro interessano solo le carte principali. Il 2 non è importante. Mentre invece il parapapà, re di picche, lo è proprio una cifra. Vediamo che non esca nulla di meglio. Re di cuori, quindi va bene picche o cuori. Non è un problema, dipende quello più veloce da segnalare al conte. Ok, cuori. E poi re, vai, veloce avanti. Olè, perfetto. Siamo rimasti a livelli accettabili di sospetto. Manche vinta.
E il tizio l'abbiamo lasciato in mutande. Oh beh, non mi resta nulla da puntare per la prossima manche. Il vostro trattamento è stato dispendioso ma gradito. Si dovrebbe dire che una partita di carte al giorno toglie il medico di torno, non una mela. Sono perfettamente d'accordo, amico mio. La mela funziona solo se si è bravi a lanciarla contro il dottore. Beh, grazie, messie. Mi comporterò da bravo paziente e seguirò la vostra prescrizione. Ok, questa mano è andata anche troppo bene. Ci stiamo comportando bene, ragazzi. Ci stiamo comportando bene. Abbiamo 170 monetine da parte. Continuiamo ad accumulare. Come ho detto, non torniamo al campo ogni 5 secondi. Quindi da quello che vedo dobbiamo ritornare al caffè del Parlamento. Per adesso abbiamo un numero limitato di location, presumo aumenteranno mano a mano che andremo avanti. Conte, quale truffa hai in mente stavolta? Ho ricevuto un messaggio dal nostro caro Voltaire. Dobbiamo averlo colpito dato che siamo stati invitati a tornare al caffè del Parlamento. È venuto il momento di ampliare il nostro repertorio e mettere in scena un vero spettacolo. Questa strategia si baserà sulla lestezza e su un qualche espediente con un secondo mazzo. Per iniziare farò scivolare un secondo mazzo nella tua tasca mentre mi versi da bere. Poi troverò una scusa per allontanarti da sguardi indiscreti. Usando il secondo mazzo mi preparerai una pila favorevole che poi nasconderai nel palmo della mano. Oh porco cane. Faccio il predictone. Se devo scegliere fra 54 carte, quanto cocchi sono adesso non mi ricordo. Il problema è che abbiamo tempo limitato e probabilmente dovrò dare a lui le carte giuste. Quando tornerai al tavolo, offriti di tagliare le carte prima che riprenda il gioco. Sfrutta questa occasione per piazzare le carte che hai preparato in cima al mazzo. E questa è l'essenza del furto a due mazzi. È molto semplice, te lo assicuro. Proviamo. Ok, lui la fa semplice, ma io so che dovrò tirare porchi. Forse in questo caso mantengo le vincite più basse per assicurarmi la vittoria. Per prima cosa proviamo la parte in cui ti passo il secondo mazzo. O come mi piace definirla, la parte in cui mi concedo un altro bicchiere. Giustamente? Ok, vediamo quindi di servire prima di tutto un bel drink. Ottimo. Le ho anche dato un sacco di vino, Conte, non si lamenti. Grazie ragazzo, a questo punto troverò un motivo per mandarti in un'altra stanza. Immagina che ci siano 5 giocatori e che io sia l'ultimo a ricevere le carte. Fai una pila che favorisca me e penalizzi i miei avversari. Ok, quindi facciamo 1, 2... Ricorda, dal momento che sono l'ultimo del giro riceverò la prima carta che prenderai. Ah, è al contrario quindi? È giusto, è vero, è vero, è vero. Riproviamo. Ok, diamogli direttamente una carta alta e vi sarò tutti felici e contenti, come ad esempio il Jack... Non mi dispiace, oppure senti, diamogli direttamente una donna. Ottimo! Ora inserisci altre 4 carte dal valore basso in modo che la carta alta finisca a me. Vabbè, basta che siano carte inferiori rispetto a quella che abbiamo dato lui. E sono tutte piccine picciò, quindi facciamo 1, 2, 3 e 4. Ha infilato una carta alta per qualcun altro lì dentro. Ora non avrò un gran vantaggio. Ah, vuole un netto vantaggio. Riproviamo. Ok, 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 ok. Non avevo capito che ci dovesse essere una netta differenza, quindi dobbiamo andare a prendere tutte carte basse come il 3, il 7, il 3 ed il 9. Bravo! Ora nascondi la pila nel palmo della mano in modo da essere pronto a depositarla durante il taglio. Perfetto. Sembra più semplice del previsto, ma so che si complicherà molto in fretta se conosco bene questo gioco. Ottimo! Mi sembra che tu abbia capito tutto, no? Perfetto, andiamo avanti. E questo è lo spirito giusto, sì. Poi dovremmo anche capire in che punto si troverà il conte, perché per adesso era l'ultimo, ma potrebbe essere il secondo, il terzo, il quarto e via dicendo. Come puoi vedere, le singole tecniche sono abbastanza semplici, ma... c'è un ma. Facciamo finta di passare alla prossima manche. Io ho appena finito di distribuire. Ok, quindi lui si siederà probabilmente dall'altra parte. Con che eleganza il signor Conte, peraltro, e con che panza da vinello barra birretta, ma vabbè, dettagli. E queste cosa sono? Due carte identiche? Oh mio Dio, è vero, potrebbe succedere. Perché noi abbiamo inserito le 5 carte che ci facevano comodo. Perché sta continuando ad andare di qua e di là? Vi sbagliate, buon uomo. Ah, ok, adesso interpreta tutti i ruoli. Mi sbaglio? Nella mia mano ci sono dei doppioni. Ma un semplice errore di stampa, ve lo assicuro. Ma mi prendete per uno stupido? Siete un imbroglione! Gendarmi! Vabbè, là, cioè, urli polizia, arriva la polizia in Francia, funzionava così. No, la forca no! Ok, signor Conte, ho capito dov'è il problema. Ma no, è fuggito senza di me il bastardo. Signor Conte, torna a salvarmi e a prendermi. Come è arrivato dall'altra parte? Signor Conte, siamo dentro un carretto?
Ciccio, ho capito che sei muto, ma non sei sordo. Come puoi vedere, aggiungere al mazzo una manciata di carte nuove va benissimo, finché il nostro avversario non si ritrova dei doppioni. Il che significa che siamo in un vicolo cieco. Mo come la risolviamo? Non capisco perché stai sorridendo. Scusi, volevo essere educato. La mia strategia è imperfetta. Non so cosa suggerirti ora. Non guardi me, era una sua idea. Ah, vedessi la tua faccia. Non ti avrei insegnato tutto questo soltanto per dirti che non funziona. Dobbiamo semplicemente giocare con l'altro mazzo. In quello non ci sono doppioni. Anzi, come sai, mancano alcune carte. Possiamo scambiare i due mazzi con l'escamotage del vino di poco fa. Questo non solo ci libererà del nostro problema, ma ci offrirà anche un'altra occasione per creare una pila di carte. E questa volta possiamo evitare di preoccuparci dei doppioni. Pensa al mazzo da cui creerai la pila questa volta. Gli mancheranno le carte che prima hai usato per creare una pila favorevole. Ok, e tutto questo cosa vuol dire? Puoi creare un'altra pila favorevole reintegrando quelle stesse carte nel mazzo da cui provengono. Ma non è più semplice utilizzare delle le carte restanti e prendere una carta buona? Cioè, è stupido, tanto mancano quelle carte, quindi non c'è il rischio di far casini e di creare dei doppioni. Quindi, spero che ti ricorderai le carte che prima hai nascosto nel nel palmo? No, non me le ricordo, le ho prese a caso. No, assolutamente no. Ovvio che no, non eri tenuto a saperlo, ragazzo. Ma in futuro devi ricordare le prime carte che hai nascosto nel palmo durante questa strategia. Se te lo dimentichi, puoi sempre scorrere il mazzo per trovare i doppioni, ma sarebbe una gran noia. In ogni caso, dopo aver rimosso i doppioni, al tuo ritorno dovrai impilarli in cima al mazzo sul tavolo. E non dimenticarti di fare in modo che io riceva una carta alta. C'è ancora tempo per perfezionarlo, ma questo è il piano. Porco cane, stra difficile. Il ladro indiscreto? No, questo è il ladro che finisce malamente in carcere, abusato per tutto il resto della sua vita. È un po' complicato, lo so, ma ho fiducia nelle tue capacità, ragazzo. Ti consiglio vivamente di provare tutta la strategia senza le mie istruzioni. Cosa ne dici? Porco cane, toccherà fare una prova del genere. Fino adesso questa è decisamente la tecnica più bastarda. Non potremmo andare da un'altra parte, scusi. Ottima scelta. Allora è venuto il momento di riempirmi il bicchiere. Stiamo sprecando tutti i soldi che abbiamo per dare del vino al conte? Non dico altro. Perché dice sempre buona versata. Com'è l'ottima versata? Che sono veramente curioso. Allora, vediamo un po'. Allora, il conte è terzo, quindi... Aspetta, credo di aver capito. Se facessimo tutte carte uguali, tipo qua prendiamo il 5... Poi andiamo a cercare un altro 5, facendo attenzione che non siano doppioni. Poi diamo una carta alta al signor Conte. E continuiamo così finché non recuperiamo tutti i 5 dal mazzo. Aspetta, che re era? Non mi ricordo che re era! Era un re di cuori. Ok, era un re di cuori. Devo ricordarmi anche il seme della carta che do a lui. Porco cane. No, è difficilissimo, gente, È stra difficile, ribadisco, adesso non è a tempo e non c'è la barra del sospetto. Finora va tutto bene, ma veniamo alla parte complicata. Ok, ridiamogli di nuovo del vinello. Sempre una buona versata, porco cane. E ripetiamo quanto abbiamo fatto fino adesso. Allora, abbiamo il 5 di fiori, perfetto. Oh, eccolo l'altro 5 di fiori. Poi c'è il 5 di cuori, ottimo. Il 5 di picche, il re di cuori che ho dato a lui. E... il 5 di picche c'è già. Resta il 5 di quadri. Dove boia? Eccolo qua. Perfetto. Dimmi che l'ho fatta corretta. Ho fatto boiate? Hai usato solo i doppioni, che è importante. Ben fatto. Però non hai impilato le carte a mio favore. Non avrò alcun vantaggio nella prossima manche. Oh, porco cane. Non lo stavo tenendo in considerazione. Ero troppo concentrato sulle carte. Vuoi riprovare? Ho capito cosa vuole che io faccia. Ma è veramente difficile. No, vabbè, dai. Ok, datemi un secondo perché ho un'ansia di proporzioni bibliche. Allora, dobbiamo praticamente rifare tutto da capo e lo devo fare per ben 3 volte. Allora, questa volta lui è l'ultimo, quindi dobbiamo dargli il re di cuori. Per il resto recuperiamo tutti i 3 che incontriamo lungo il percorso. E aspetta, è sempre un re di cuori. Devo sempre ricordare anche quello, porca di quella iperporca. Dove poi è quel 3? Era la penultima carta, ovviamente era la penultima carta. Ok, la prima parte l'abbiamo fatta correttamente. Ed eccoci qua pronti a riscambiare di nuovo il mazzo. Sì, però Conte l'ha voluta complicare troppo. Cioè, con tutti questi giochi di carte dovrà essere comunque bravo. Lui non vuole rischiare, tuttavia. Allora, il Conte è l'ultimo, quindi gli dobbiamo ridare quel cocchio di re di cuori. Perfetto, per il resto non ho visto se c'erano dei 3. Vedi che c'erano dei 3, porca di qui, porca. Aspetta, possiamo prendere al panico. 3, 3,
Veloce, veloce. 3 di cuori ce l'abbiamo, sì, quindi è quello giusto. 3 di quadri e 3 di fiori ce l'abbiamo già. 3 di picche, 3 di picche! L'ho fatta giusta stavolta? Sì, senza la barra del sospetto è sempre facile l'on. No, ragazzi, questa andrà male, ve lo garantisco. Poi con il controller, come ho detto, è più difficile. Ok, vediamo se abbiamo fatto tutto correttamente. Perfetto! A quanto pare hai trovato tutti i doppioni e per di più sei riuscito a disporli in un ordine vantaggioso. Dovrei essere in grado di vincere la prossima manche evitando il rischio che il nostro piano venga scoperto. Direi che te la stai cavando molto bene, ma ovviamente possiamo ancora esercitarci se vuoi. No, no, andiamo avanti. Come vuoi, ti lascerò i tuoi pensieri. Lo senti? Le ruote della carrozza corrono sul selciato. Siamo arrivati. No. Il caffè del Parlamento, Tolosa, Francia, un'ora dopo. C'è qualcuno che sta giocando con una monetina? Ah, eccolo lì. Quindi siamo stati invitati di nuovo da Voltaire e compagnia bella. Cos'è, vogliono vederci barare di nuovo, per davvero? Signori, buongiorno. Che stanno a fare? Stanno giocando a testa o croce, ma per davvero. Amici miei, sono felice di rivedervi. Cosa state facendo? Mi sto esercitando mentre Voltaire inculca la sua ultima perla filosofica nelle menti dei beoti. Era un po' ambiguo, eh. Il nostro ultimo incontro mi ha aperto un mondo. Sapevate che si può barare al lancio della moneta? Ok. Si deve mettere la moneta tra l'indice e il pollice. Poi si imprime una rapida rotazione alla moneta, schioccando le dita nello stesso momento in cui si lancia la moneta verso l'alto. Ok, quindi puoi decidere cosa uscirà. Sarebbe molto interessante. Accidenti! In teoria la moneta dovrebbe cadere nella mano sulla stessa faccia di partenza. Si chiama moneta ferma. Beh, in bocca al lupo. Ok, vediamo di entrare nel baretto. Oh, i miei amici bari, che piacere. Maestro Voltaire, ho ricevuto la vostra lettera. Come possiamo esservi utili? Beh, il nostro ultimo incontro mi ha fornito le basi per una satira piuttosto singolare sull'ottimismo leibniziano e sulle sue ridicole conseguenze. Ok. Voi non avete idea, fare ste cocche di voci mi sta scorticando la gola, del terzo video che registro oggi, maronne. Ho semplicemente bisogno di voi per un piccolo esperimento. Un esperimento? Ma che tipo di esperimento? Dentro ci sono tre sciocchi ottimisti in attesa di essere massacrati da voi. Che cosa? Entrate, barate e rovinateli. Ognuno di loro finora non ha conosciuto altro che le soddisfazioni di una vita perfettamente agiata, concesse dalla sorte, dal sangue o dalla semplice avarizia. Voglio sapere cosa succede quando questi vantaggi spariscono. E noi cosa ci guadagniamo? Sono ricchi e sciocchi. Ok, andiamo. Cosa vuoi di più dalla vita? A lui interessa solo il vile denaro per adesso. Voltaire, tu e quelle cocche di monetine? Sono già nervoso di mio, porca di quelli per porca. Cosa potrebbe mai andare storto tutto? Oh, ma eccolo lì, reverendo generale, madame. Lasciate che vi presenti i nostri avversari di stasera. Senti, facciamo la voce uguale a tutti, perché già me sento più la gola. Oh, il piccoletto è proprio di mio gradimento, me lo mangerò vivo. Signora, per favore, stia lontana, non sono per il cannibalismo. Quel giovanotto non è all'altezza di mio cume strategico, l'ho già capito. Unitevi a noi, amici, volete i bianchi o i neri? Stasera non giochiamo a una delle vostre fiacche partite di scacchi, generale. Giocheremo a carte per denaro. Sì, beh, io lo sapevo, ovviamente. Grazie a modo di dire, una butade, gran figlio di butade lui, eh. Dobbiamo proprio scommettere del denaro, non è esattamente una cosa da cristiani. Oh, reverendo, lo sappiamo tutti che, nonostante il vostro esile aspetto, i soldi vi escono da tutti gli orifizi più sacri. È ora di puntare. Sì, tua nonna la punto giù dal tetto, santo cielo. Ok, signori, non mi fido. E vabbè, già se punto 20 si incocchiano tantissimo. Questa sarà la più difficile. E onestamente, come ho detto, a denaro ce la passiamo molto ma molto bene. Abbiamo vinto anche quei 200 Luigi extra. Partiamo da qualcosa di basso. Meglio così. Ragazzo, sembri stanco. Va, prenderti un caffè. Sgranchiresti le gambe. Siamo tutti amici qui. Va bene. Ok. Vuole che le serva qualcosa? Saresti così gentile da rabboccarmi il bicchiere prima di andare? Ma certamente ci mancherebbe. Ecco qua un bel rabbocchino al mio conte. Ottimo. Porco cane, mi sta venendo una serie di proporzioni bibliche. Allora, prima di tutto cerchiamo di scoprire qual è la posizione del conte. Ok, è l'ultimo, quindi dobbiamo dare praticamente carte. Diamo il 4 a tutti. La barretta si sta muovendo. Dove sono i 4? Dove sono i 4? Ok, ecco un altro 4. Poi, dove boia è l'altro 4? Eccolo qui. E un altro 4. E al conte diamo un asso di quadri. Asso di quadri mi piace.
Perfetto. Ritorniamo rapidamente indietro. O anche se la canniamo, amen. Tutti quattro più assi di quadri. Ti senti meglio? Per favore, taglia il mazzo così il generale potrà dare le carte. Devo far tutto io in questo cocchio di baretto? Ok. Taglia il mazzo. Perfetto. E ci siamo aggiudicati in teoria la prima manche. Avrei anche scommesso di più, ma è meglio non rischiare. Magari mi gioco tutto nell'ultima mano. Ok, manche vinta. Perfetto. Ben fatto, una manche straordinaria. Un attimo, significa che ho vinto? No, messie, era sarcastico. Anche io! Certo, cosa state aspettando? Date di nuovo le carte. Marone, le voci si stanno cominciando a confondere. Possiamo rischiare un 30? Ah sì, un 30 direi che ce lo possiamo anche giocare. Non è un grande problema. Ragazzo, ti senti bene? Ah, mi è venuto lo squaraus, quello brutto praticamente. Giovanotto, sembri sul punto di svenire. Torna quando ti sentirai meglio. Ok, mi alzo di nuovo. E dobbiamo fare la stessa identica cosa. Abbiamo detto tutti quattro più asso di quadri era. Questo mostro va giù che è un piacere, ragazzo. Già che sei in piedi, versamene dell'altro. E loro non ci cascano minimamente per davvero. Ok, glielo butto addosso la prossima volta. Evitiamo di perdere denaro. Sì, perché in teoria possiamo anche perdere del denaro. Allora, 3, 2, 1, vai. Fare boiatelon, non fare boiatelon. Perfetto, capiamo dov'è la sua posizione in tutto questo. È l'ultimo. Perfetto, quindi cominciamo a prendere tutti i quattro dal mazzo. Ok, sono anche disposti in un'ottima posizione. Aspetta, 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 aspetta. Il 4 di quadri c'è già. 4 di cuori c'è già. 4 di picche manca. E gli diamo un bel asso. Ok, l'ho fatto correttamente. Non ho rimosso un duplicato. Non ho rimosso un duplicato. Credo di aver fatto una boiata. Mi sa che ho preso due volte la stessa carta. Oh, hai ripreso colorito. Coraggio, toglie il mazzo. Porco cane, ho fatto una boiata. Se si accorgono è finita. Spero che sia basato su statistica la probabilità che si accorgano, che non sia fissa. Se io commetto un errore e dovrò rifare tutto da capo. Magari sale solo un po' il livello di... Soppetta! Si è accorto al primo colpo. Buon Dio, due corte identiche. Qui c'è qualcosa che non va. Oh, un innocente errore. Questa è l'ultima volta che compro un mazzo di carte da quel farabutto di un mago. Perfetto, grazie al potere del checkpoint sono potuto ritornare indietro. Così possiamo rifare tutto da capo. Che rottura di scatole, devo rifarmi anche tutti i dialoghi. Oh, io convinto di aver fatto tutto giusto. Ma porco cane, le carte non mi portano culo. Buona signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Devo fuggire prima che arrivino i gendarmi. Tranquilli che nel prossimo completeremo ovviamente questa truffa e ne impareremo molte altre. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi derubo anche la nonna. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.